Lo facciamo utilizzando le cover crop. Le cover crop sono colture dedicate all'incremento di fertilità del suolo, sono colture dedicate alla per esempio ad assorbire l'acqua durante una stagione in cui l'acqua è presente e restituirla, per esempio. Questo lo dico perché è una funzione generica che in resicoltura magari trova meno traduzione, ma in altre colture può avere un ruolo fondamentale, cioè la capacità di assorbire, di stoccare una quantità d'acqua per poi renderla in un momento successivo. Anche l'aumento dello stesso di sostanza organica del suolo è un modo di incrementare la capacità di un suolo di trattenere acqua. L'acqua è un bene sempre più raro, sempre più prezioso, e quindi se abbiamo questa sensibilità sicuramente riesce meglio la nostra coltura. Dicevo, l'utilizzo di cover crop in resicoltura si articola secondo ovviamente la rottura della monosuccessione, l'introduzione delle rotazioni, le rotazioni con leguminose, quindi soia, fagioli durante la stagione estiva, l'utilizzo costante delle cover crop, quindi i nostri suoli non sono mai scoperti, sempre coperti di colture da reddito o di colture dedicate alla fertilità, quindi di cover crop, e in mezzo a tutto questo meccanismo di avvicendamento trova posto il riso, e trova posto il riso in un modo molto interessante, perché entra poi a essere un riso in questo sistema, diventa un riso produttivo, diventa un riso molto interessante dal punto di vista qualitativo, che trova un interessante risvolto anche dal punto di vista commerciale.